Come dicevo, è una situazione che ci preoccupa molto, che abbiamo scoperto questa mattina, e siamo ovviamente in contatto costante con le varie federazioni, le federazioni che devono giocare le partite di qualificazione per il Mondiale, con la federazione russa, con le altre federazioni. Analizziamo la situazione. La situazione in questo momento è in costante sviluppo e in questo momento pensiamo che dobbiamo ancora monitorare per prendere la decisione che va presa. Prenderemo delle decisioni in base ai nostri statuti, che prevedono ovviamente situazioni in cui delle partite non si possono giocare, in cui ci sono delle sospensioni. Purtroppo nel mondo ci sono vari paesi in cui ci sono dei conflitti, e alla FIFA dobbiamo occuparci di queste situazioni, e cerchiamo sempre di farlo parlando con tutti e poi assumendoci le responsabilità e prendendo le decisioni che vanno prese quando siamo pronti.